sorta di catalogazione, dando quello che per gli archivi è la descrizione del documento, cioè il regesto. Che cos'è il regesto? Lo saprete sicuramente, è una sorta di riassunto di titolo dato non dal documento, il titolo del documento è questo ufficiale, norme per la vendita di cocomeri e melloni, ma è un titolo elaborato dalla persona, in questo caso dall'archivista, che deve catalogare questo documento e che cerca di individuare, perché molto spesso in questo tipo di documentazione il titolo ufficiale non c'è, quindi non si ha la più pallida idea di che cosa stia parlando, e per agevolare la ricerca degli studiosi viene dato questa sorta di titolo fittizio in cui sono contenute le parole più importanti, quindi quelle che rivelano il contenuto del documento. Quello che vi volevo far vedere dopo è che però sono riuscita a salvarne pochissimi, ecco, per esempio questo. Questo ve lo lascio tutto, quindi se vi può essere utile lo potete ricopiare, potete trarne delle frasi, potete fare le famose slide, eccetera. Ripeto, però, se lei mi dice che c'è ancora un pochino di tempo, io posso fargliele avere, mandarle una scelta di documenti nei prossimi giorni. Sì, perché il tempo ce l'abbiamo ancora, ma intanto questo resta. Sì, ho cercato, ce ne mi sembra una quindicina, non so, in cui ho cercato di individuare. Ecco, e poi l'altro strumento preziosissimo che voi avete in mano per consultare soprattutto l'altra sezione del libro di cui mi sono occupata, cioè quella dei medici e dell'interesse che la medicina ha sempre avuto per il rapporto fra la buona alimentazione e la salute della persona. Sono stata abbastanza fortunata e questo mi ha permesso di riuscire a fare il lavoro nei tempi più che brevissimi che avevo a disposizione con Google Books, nel senso che molti di questi, forse non tutti di voi sanno, del caviale. Lo storione. C'era, sì. C'era, eravate dei produttori, Ferrara era una grande produttrice di caviale che finiva sulle tavole dei grandi, di Mrs. Bugo e compagnia, dei grandi cuochi, e quindi insomma quello che adesso noi consideriamo come un prodotto quasi esotico da importare da paesi tipo la Russia eccetera, lo avevamo a casa nostra, ma sono tante le produzioni che avevamo in territorio emiliano-romagnolo che non abbiamo più. Dopo vi farò vedere alcuni documenti che lo provano. Allora, a tenere. Questo è un altro documento, vedete, Tribuni della Plebe, erano dei funzionari che rappresentavano, a cui si facevano riferimento i massari, vedete Mass Artium, erano i massari delle arti, cioè i capi delle singole arti. Ecco, anche questo è un documento che regolamenta la produzione di vermicelli, quindi vermicelli bianchi, perché veniva usata la farina quella più raffinata. Tenete presente che stiamo parlando di epoche, questo è un provvedimento del 1642, in cui la maggior parte, dunque intanto tenete presente che questi provvedimenti in pratica, soprattutto che regolavano anche l'attività per esempio dei fornai eccetera, erano poi rivolti al popolo. La classe abbiente, i nobili, i ricchi, non andavano a comprare da mangiare dal fornaio, dal macellaio, eccetera. Loro avevano tutto quello che era possibile produrre, ce l'avevano nelle loro terre. È chiaro il discorso? Ecco. Le arti in realtà erano abbastanza classiste anche loro, nel senso che alla vera e propria arte appartenevano solo chiamiamoli fra virgolette, i commercianti più ricchi.
I piccoli artigiani, i piccoli commercianti non erano soci, passatemi il termine moderno, delle arti, delle compagnie. A Bologna si chiamavano compagnie, a Firenze si chiamavano arte, ma insomma fondamentalmente il concetto è sempre quello. Erano i famosi obbedienti, cioè i più poveri dovevano, non facevano parte dell'arte, ma le dovevano obbedire e all'arte dovevano le tasse per poter esercitare la loro arte. Quindi vedete che insomma le cose con il corso dei secoli più o meno sono rimaste le stesse. Ecco, questo è un altro provvedimento. Ah, scusate un attimo, vi faccio vedere. Ecco, qui per esempio siamo sempre, anche l'iconografia parla, nel senso che qui è un provvedimento che riguarda l'arte e quindi è firmato, vedete, non è firmato da nessuna delle due persone di cui vi parlavo prima, non è firmata né dal legato pontificio, né dal gonfaloniere di giustizia, ma dal priore dell'arte. E infatti il simbolo, lo stemma è quello del leone, quindi è quello della città di Bologna. Stessa cosa lo stemma della città per questo in cui è però presente la sottoscrizione. Siccome riguarda soltanto, molto probabilmente è un momento in cui il legato pontificio non era presente a Bologna, per cui è sottoscritto soltanto dal Vex Iustem, Vessillifero Iustitiae, il gonfaloniere di giustizia. Erano più o meno sempre gli stessi, erano le famiglie senatorie dalle quali si attingeva il gonfaloniere che restava in carica. Tre mesi, pochissimo. C'era anche la sua ragione. Allora, qui, questo è un discorso abbastanza interessante perché dà già l'indicazione della particolarità della fabbricazione della pasta. La privativa di fabbricare le paste da minestra delle qualità e dell'uso di quelle di Genova e di Puglia. Perché proprio di Genova e di Puglia? Allora, noi eravamo dei bravissimi produttori di pasta. Il discorso che risale a quest'epoca, e se vi rivolgete a qualcuno che si occupa di alimentazione in tempi odierni, molto probabilmente vi farà lo stesso discorso, dipende dal fatto che noi eravamo specialisti nella maggior parte d'Italia, ma nell'Italia settentrionale in modo particolare, della produzione di pasta fresca. Quando è subentrato la pasta secca? Quindi i maccheroni fatti col grano duro, eccetera. Nel momento in cui si è introdotto in Italia un'abitudine che non era propria dell'Italia, ma era propria dei paesi caldi, in modo particolare dei paesi arabi. Perché? Perché erano quelli che avevano bisogno di mantenere gli alimenti il più a lungo possibile e la pasta fresca si deteriorava immediatamente. E quindi ci fu la necessità di elaborare una pasta che si potesse mantenere nel corso del tempo, soprattutto nei viaggi nel deserto. E quindi sono stati loro i primi a elaborare la pasta di grano duro, quindi la pasta a lunga conservazione. Genova e la Puglia in che modo sono coinvolti in questo discorso? La Puglia perché è da sempre il granaio dell'Italia e quindi lì venivano introdotte anche i nuovi raccolti e quindi anche il raccolto di grano duro e quindi era quella che per prima ha fornito la materia prima per fabbricare questo tipo di pasta nuova. E Genova perché? Perché era
la città marinara per eccellenza, che se ne andava in giro dappertutto e riportava indietro i prodotti nuovi, e quindi è stata una delle prime città del nord a conoscere la pasta diversa da quella che producevamo solitamente noi. Siccome Bologna è sempre stata all'avanguardia nella produzione di cibo, di alimentazione, e le autorità cittadine hanno dovuto immediatamente emettere dei provvedimenti che regolassero e proteggessero questo tipo di produzione, perché i falsi, i famosi falsi d'autore, ci sono sempre stati anche nell'alimentazione. E considerate il discorso che forse ho interrotto prima, che in quest'epoca con le carestie, le epidemie, quindi noi stiamo parlando del 1764, ma vedrete con i provvedimenti anche dei primi anni del 600, stiamo parlando di epoche, vi cito i Promessi Sposi di Manzoni, 1630, la Grande Peste, ma quella non è stata l'unica, e quindi la gente era più facile che fosse in condizioni di emergenza che in condizioni di tranquillità, per cui il cibo andava assolutamente controllato. Il grano, cioè il pane fatto di grano, era un lusso di pochi, e soprattutto in questi periodi di carestie o di malattie in cui la gente non poteva produrre e quindi anche i campi non davano prodotti, non aveva una quantità sufficiente per poi fabbricare il pane con la farina bianca, oppure addirittura non poteva permettersi di comprarlo, e quindi il pane veniva fabbricato con le materie prime più incredibili. In periodi di particolare carestia sono stati fabbricati pani con le ghiande, con i giunchi, con il legno. Ecco, vorrei che fosse ben chiara questa situazione. Per cui vado in qualche negozio dove sono dei prodotti che vengono da paesi extraeuropei e sequestrano tutto perché possono essere pericolosi per i giocattoli, per esempio per i bambini, no? Quindi stacca facilmente i nasi, gli occhi, queste cose qui possono essere pericolosi, per cui via tutto. Anche qua sono norme, cioè vengono applicate delle norme che vogliono tutelare proprio la salute della gente. Per comodità, visto che il mercato dei porci era lì e il pellatoio, il mattatoio era praticamente di fianco, li parcheggiavano sotto la torre, la croce. Non era molto ben visto dalle autorità religiose, con mortadelle e salami. Anche qui avete le sottoscrizioni d'obbligo, quindi legato con falloniere. E perché in questo periodo c'è una forte, quando è possibile, una forte grande fabbricazione di insaccati? Il problema certamente nel mantenimento nel tempo, il problema che l'uomo antico ha sempre avuto, non avendo frigo e freezer, problema sempre presente. L'insaccato consentiva invece di mantenere una risorsa così importante come la carne, così rara in quel periodo, invece mantenerla nel tempo a lungo. Pronto. Facendoli stagionare, oppure magari affumicare, bene, mi fa piacere, il sapore pertanto coperto dalle spezie, oppure perfetto, con il sale, in modo che questa, che la carne, si mantenesse. Vi faccio contare anche un'altra cosa: è carne suina o di qualche altro animale, ma di bovino c'è poco e niente. Non abbiamo quasi bovino, sono una grande ricchezza i bovini. Nel nostro territorio abbiamo pochissimo. Sì, anche perché ecco, sì, era quella, come diceva lei, più facilmente conservabile, al contrario della carne bovina, che comunque anche questa veniva consumata in condizioni che noi già ai testi. C'è il discorso delle, adesso ve lo faccio scorrere velocemente, non vi voglio annoiare con questa, però
Se andate a cercare, soprattutto Bologna, che era la più strutturata, anche da questo punto di vista era la più strutturata, troverete delle normative che stabiliscono come si dovevano vestire le persone. Perché? Perché i ricchi nel corso del tempo avevano finito per esagerare e quindi con anelli, oro, pietre preziose, pellicce, damaschi, stoffe estremamente elaborate, avevano finito per esagerare tanto da scandalizzare le autorità religiose, per cui il nostro arcivescovo Gabriele Galeotti decise, che è quello che ha emesso i provvedimenti più importanti, di fare questa serie di provvisioni, cioè appunto di provvedimenti, che stabilissero il limite oltre il quale non era assolutamente accettabile che potessero andare. E in questa ottica sono inseriti anche i banchetti, quindi troverete tutta la descrizione delle portate, dei cibi, delle materie prime o dei piatti elaborati che le persone erano autorizzate a mangiare, e quindi il pesce in epoca di Quaresima, eccetera, e anche i funerali troverete, perché anche i funerali erano, soprattutto per quanto riguarda il consumo di candele, perché all'epoca anche fabbricare le candele non era così. Ecco, c'erano le persone, tanto per raccontarvi una e una, che si aggregavano ai funerali, perché alle persone che partecipavano ai funerali veniva data una candela da accendere per il defunto, e loro si aggregavano per poter avere la candela, perché non essendoci l'elettricità, non essendoci niente, in casa come ci si vedeva di sera con le candele. E le candele se le potevano permettere quelli che avevano i soldi per comprarle, d'accordo? E le candele venivano prodotte con il sego, quindi con il grasso animale, d'accordo? Quindi è tutto un discorso legato alla produzione alimentare, d'accordo? D'altra parte del maiale non si butta niente, quindi si occupava della pesca. E in questo documento era proprio verso Comacchio. Verso Comacchio. Ma valeva per tutto il territorio, Comacchio in modo particolare, perché era lì che era concentrata là. Ed è qui che ho trovato per la prima volta la citazione di un termine che non avevo mai incontrato prima, che è quello di sprocano, che è tipico, cioè io non l'ho trovato da nessun'altra parte. Neanche io sapevo cosa voleva dire. Lo sprocano è un affiliato alla Compagnia dei Pescatori che si occupava di infilzare i pesci in un bastone per portarli alla vendita. E viene da sproc, che anche da noi sproc è un oggetto appuntito. Sì, sì. Esatto, deriva proprio da quello. E quindi qui trovate alcuni provvedimenti. La segatura dei cibi per il mantenimento è ancora in uso in molti paesi, e anche da noi per molti alimenti. È la tecnologia che ci ha concesso il frigorifero, il freezer e cose di questo genere, per cui noi adesso possiamo conservare per molto tempo cose che all'epoca ovviamente dovevano essere consumate. Però se voi andate per esempio a vedere sezione letteratura, in cui cito un'opera, un romanzo di Marino Moretti, dove descrive le salare, cioè che sono, erano dei posti che servivano, fatti soprattutto lungo la nostra costa, quindi lungo la costa romagnola, che servivano per la conservazione del pesce.
le quelle che loro chiamavano ghiacciaie, che servivano o per, semplicemente per la conservazione del ghiaccio o per la conservazione sotto ghiaccio degli alimenti deperibili, soprattutto il pesce, ed erano fatte in una maniera talmente intelligente e talmente moderna che questi prodotti deperibili potevano essere conservati per giorni e giorni, cosa che per l'epoca era fondamentale. Queste che vi faccio vedere adesso sono, che vedete così, così variopinti, sono i Taquina sanitatis, che sono dei libri, non ne sono rimasti molti, se ne conoscono pochissime copie, sono manoscritti questi, manoscritti miniati, che per esempio da noi in Italia fatti in questo modo si conosce solo l'esemplare conservato alla Biblioteca Casanatense di Roma, poi ce n'è un altro alla Biblioteca Nazionale di Parigi, ce n'è un'altra alla Biblioteca Nazionale di Vienna e pochi altri. E questi li abbiamo ereditati dagli arabi, infatti Taquin deriva da una parola araba che significa proprio libro di sanità. E in cosa consistevano? Erano prevalentemente dipinti, quindi raffiguravano le varie attività della vita quotidiana legata alla produzione di alimenti. Infatti, se ci guardate, sono raffigurate tutte attività, la pigiatura dell'uva, la raccolta della frutta, la semina, vedete, la raccolta dei cocomeri, sono tutte attività legate e accompagnate nella parte sottostante da una frase che si riferiva al prodotto trattato nella figura e al modo migliore per lavorarlo e per mangiarlo in modo che il fisico ne traesse il maggior beneficio possibile. Sono su carta? Sono su carta. Quelli che conosciuti sono su carta. E sono le bottigliette, le scatoline che contenevano i vari medicinali e che il medico o lo speziale che operava in territori, diciamo, disabitati, quindi non in piena città ma nel contado, campagna, collina, dove non c'erano punti di riferimento ma dove la gente si ammalava esattamente come quella di città, se non di più, si recava per portare soccorso a chi ne aveva bisogno. E qui trovate cose incredibili descritte anche con i fiori, quindi l'acqua di rosa cosa serviva per fare i medicinali, per renderli più profumati, meno sgradevoli, l'acqua con le violette, l'acqua vulneraria che era quella che doveva servire per guarire tutte le ferite. Dopo è chiaro che derivava tutto dalla saggezza. Ecco, considerate che si partiva dalle erbe, non per niente i primi giardini dei semplici, cioè i giardini con le erbe che servivano per le medicine semplici, cioè quelle non lavorate, cioè quelle prese direttamente dalle piante, nascono nei monasteri, quindi sono i monaci i primi a coltivare le piante a questo scopo, e poi nascono successivamente gli orti botanici che vengono allargati con la conoscenza appunto botanica e quindi delle proprietà di tutte le piante. Poi man mano che si scoprono terre lontane, le piante importate da paesi come per esempio le patate o altre cose, vengono provate nei giardini botanici, quindi prima di farle conoscere al pubblico venivano provate in questi posti perché si doveva capire se facevano bene o se facevano male, perché anche le erbe sono buone se si sa come usarle. La patata per esempio, che adesso noi adoriamo, fritta, eccetera,
È stato difficilissimo introdurne il consumo in Italia. Primo perché all'inizio la gente pensava che fosse un prodotto del diavolo perché veniva da sottoterra e quindi non lo usava. Diciamo che il problema di popolazioni per secoli è stata anche la causa di una delle malattie più devastanti, ci sono voluti decine e decine di anni per capire che era il consumo sistematico di polenta che provocava la pellagra, capite? Ecco, quindi va tutto utilizzato.